Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Giampaolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Il Palazzo dell'Emiciclo torna a disposizione dell'Assemblea legislativa e degli abruzzesi. La sede del Consiglio regionale, gravemente danneggiata dal sisma del 2009, verrà riconsegnata alla città dell'Aquila venerdì 22 giugno alle ore 16, con una cerimonia di inaugurazione ricca di eventi istituzionali e culturali. Il Consiglio regionale torna a riunirsi martedì 12 giugno alle ore 11 nella sala consigliare Sandro Spagnoli dell'Emiciclo. Tra i provvedimenti più importanti all'ordine del giorno l'esame del Piano Strategico del Turismo 2017-2019 e la legge che stanzia fondi in favore della protezione civile per le attività di antincendio boschivo. La questione della riorganizzazione degli uffici regionali tra L'Aquila e Pescara registra l'intervento del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. Mai accadrà che debba esserci un atto o un'azione politica che danneggi L'Aquila, a firma mia. Se qualcuno ha fatto un torto alla mia città, sono pronto anche ad azioni forti, dichiara l'esponente aquilano del PD. Un caloroso saluto e un augurio di buon lavoro al nuovo rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, ha salutato la nomina del successore di Luciano D'Amico. Il Movimento 5 Stelle denuncia la situazione del potabilizzatore di Chieti Scalo, un'opera progettata negli anni 70 e costata oltre 25 milioni di euro. Per il consigliere Sara Marcozzi si tratta del simbolo delle grandi opere inutili della nostra regione. La Commissione consigliare Sviluppo Economico e Attività Produttive, nel corso dell'ultima seduta, ha approvato il testo unico sul commercio. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Commissione, Antonio Innaurato. La proposta della Giunta è stata approvata in Commissione dopo un lavoro importante, va sottolineato, con un tavolo tecnico con i dirigenti della Regione e con la condivisione e con la compartecipazione delle organizzazioni sindacali, di categoria, dei lavoratori, con la partecipazione dell'ANCI, quindi una capacità di mettere in moto un mondo e di condividere una proposta che non è certamente sempre possibile, che ha portato un risultato importante per un settore strategico per l'economia regionale. Mattinata di audizioni in Commissione Vigilanza, al centro dell'attenzione dei consiglieri il tema sanità. Le maggiori novità riguardano il problema dell'indennità dei medici di continuità assistenziale, sul quale è stato ascoltato l'assessore Silvio Paolucci. A fare il punto della situazione è il presidente Mauro Febbo. C'è questo impegno da parte dell'assessore Paolucci che ci ha annunciato in commissione di un provvedimento di sospensione dell'attività iniziata dalle ALSI di richiesta di rimborsi per poi verificare con più attenzione tutte le varie problematicità. Credo che era un provvedimento che si poteva fare prima, d'altronde il Consiglio regionale aveva già approvato la mia risoluzione sottoscritta anche da altri colleghi per sospendere quel provvedimento, perché insomma parliamo di un accordo decentrato che parte dal lontano 1998, riconfermato nel 2006, e quindi credo che c'erano tutti i presupposti per cui ci fosse la legittimità di quel provvedimento. La Commissione ha poi sentito Alfonso Mascitelli, direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Abruzzese, e Germano De Santis del Dipartimento Regionale Welfare sulla situazione degli ospedali di Atessa e Guardia Grele. Su Atessa, come già è stato verificato dal verbale di monitoraggio, ci sono ancora documenti che devono essere presentati e io credo che insomma, una delibera di novembre debba avere già un certo percorso, e invece mi sembra che stiamo ancora indietro. E per quanto riguarda Guardia Grele è la cosa ancora più grave, perché c'è una risoluzione votata all'unanimità quindi dallo stesso presidente D'Alfonso, dallo stesso assessore, e a questa risoluzione nessuno ha dato seguito.